Perché sarebbero i Sumeri, finisco. Perché questa civiltà non ha prevalso? Sono loro. Non è che ha prevalso, sono loro. Tant'è che la Bibbia non parla mai dei Sumeri. Cita tutti i popoli, tutti, ma non i Sumeri. Sono loro. Ah, ok. Parla degli altri. Non è facile. Ma non parla di se stesse, perché sono loro. Quindi sta raccontando la loro storia, con ogni probabilità. Nell'Iliade dell'Odissea, dicevo prima, ci siano appunto quei passi lì relativi al fumo che dovevano usare. Tra l'altro, così come nella Bibbia Yahweh a un certo punto dà l'ordine, si dice che in casa sua il fumo deve essere presente 24 ore al giorno, cioè si devono uccidere due animali al giorno, uno al mattino e uno alla sera, per avere il fumo continuo. Nell'Iliade dell'Odissea si dice che a casa di uno di quelli, precisamente Eolo, il fumo ci doveva essere tutto il giorno. Cioè, hanno inventato proprio le stesse cose. Cioè, voglio dire, quante probabilità statistiche ci sono che due popoli così lontani nel tempo e nello spazio inventino, ma tra l'altro una cosa così strana, cioè che i loro dei volevano usare per calmarsi. Ma chi mai la inventa una roba del genere? E hanno inventato la stessa. Tra l'altro, quando... Prego. Ho bisogno di capire. Anch'io. Un sacco di cose. Ma mi sembra di ascoltare, chiedo scusa per la mia ignoranza, no? Che noi siamo esperimento di laboratorio. No? Mm-hmm. Ma quale necessità avevano questi Elohim di creare questo esperimento? Qualcuno che lavorasse per loro, fare schiavi. Schiavi. Cioè fare schiavi, praticamente. Lavoratori. Noi siamo schiavi. Lavoratori. Però questo bisogna avere da pensare, perché se non avete capito. Le famiglie che governano il mondo in questo momento dicono che loro è l'apostrofo oro. È il denaro dei regnanti, il debito è la moneta degli schiavi. E questo mi sta bene, mi colloca. Sì, però loro ci hanno dato una specie di, come dire, di carta velina, no? Che ci ha permesso così di fare cose nuove, di esperienze nuove, no? Ma mi viene da pensare, non è che noi, scusi l'espressione, stiamo fregando gli stessi prime che nel frattempo stanno litigando anche fra di loro. Cioè, magari non ci siamo arrivati, però il concetto di fratellanza, di amore, di unione, è un qualcosa che mi pare che appartenga a noi. Non è che non ci siamo arrivati perché noi facciamo la guerra, perché magari io sono di questo Elohim, infatti. Però il fatto stesso che aleggia questa cosa qui, non è che per caso non stiamo tentando in qualche modo di superarli? Sì, salvo il fatto, allora, diciamo, noi ovviamente stiamo facendo il nostro percorso, no? Perché ovviamente... sono delle ipotesi. No, ma infatti che a un certo punto dalle ipotesi poi nascono le idee, perché pensare che ci sono questi Elohim, però non dietro questa Elohim non si capisce che cosa c'è, io onestamente ecco di qua, diciamo, che sono venuto a fare. Cioè, da dove vengo? Cosa faccio? Dove ah, andiamo? Allora, dunque, se lei vuole sapere queste cose qui, deve suonare ad altre campanelle. No, è chiaro, sì, certo. Però mi viene da pensare... Perché non lo so neanche per me, figuriamoci. Ecco, mi viene da pensare a questo, perché è interessante, no, il ragionamento, perché sulla base delle ipotesi possono venire. Però mi viene da pensare questo, non è che per caso, non ci siamo assolutamente arrivati, perché se siamo figli di questi, se siamo creazioni di questi Elohim, questi penso che ognuno di loro ci voglia tenere per sé, e col cavolo che vogliono che ci mettiamo d'accordo. Però mi pare di pensare che qualcosa si sta muovendo, cioè piano piano noi ci stiamo fregando. Sì, ma allora, è chiaro che un passo fondamentale in quel senso lì, gli ha fatto vivere bene l'ottimismo. Un passo fondamentale in quel senso lì deriva proprio dal... come si usa molto dire adesso, prendere avere consapevolezza, è un termine ormai che del posto o del modo da cui noi arriviamo, no? Perché se non ci rendiamo conto di questo, cioè noi non possiamo liberarci da una schiavitù che non sappiamo di avere,
Spiego. Ecco, allora, un primo passo, allora, siccome io lavoro proprio a livello della... io striscio nella polvere della materia, quindi io faccio il mio piccolissimo compitino che è cercare di spiegare l'origine. Poi di lì in avanti ci sono i maestri di vita, io sono un'altra roba rispetto ai maestri di vita, e quindi di lì in avanti poi qualcuno ci dirà eccetera. Io mi occupo di Bibbia e racconto quello. Dico che dalla Bibbia e da tutta una serie di diciamo, libri o racconti che appartengono alla, direi all'intera umanità, perché sono presenti in tutti i continenti della Terra, quindi voglio dire dai Maori agli Zulu, ai Masai, che raccontano le stesse cose che racconta l'esodo biblico, ai Norreni, ai Celti, agli indiani, insomma al centro Sud America, non parliamo poi dell'estremo oriente eccetera, ci raccontano tutti la stessa storia. Allora, se intanto comunque riusciamo a capire che forse in effetti la nostra origine è quella lì, cioè che noi siamo stati fatti da degli individui che sono arrivati qui non so se per caso, per volontà o perché costretti, come mandati in una sorta di colonia penale, perché stando ad alcuni racconti di libri, diciamo, antico testamentari, ma che per noi cristiani, diciamo così, non per noi cattolici, non sono canonici, ma che per esempio per i cristiani copti sono veri, ci sarebbe stata una battaglia in alto, quelli che hanno perso, i cattivi, sono stati mandati qui con l'obbligo di rimanerci, come una sorta di colonia penale. Quindi se questi sono arrivati qui, hanno fatto di necessità virtù e si sono resa quanto più possibile vivibile la loro vita qui. Quindi possono essere ancora qui? Ma secondo, c'è un padre presbiteriano che non ha alcun dubbio, sono qui e controllano tutto. Quello lì tra l'altro è un uomo di fede, cioè che crede in Dio, cioè esercita il suo ministero cristiano, che è un presbiteriano. Sotto che forma sarebbero qua? Com'è? Sotto che forma sarebbero qua? Ma alcuni dovrebbero essere esattamente uguali a noi. Esattamente uguali a noi, indistinguibili. Tant'è che sì, sì, parliamo, si muta forma solo io. Rettiliano muta forma. Però rimaniamo. Tipo gli antichi, comunque le descrizioni della loro fisionomia è. Passano dal nordico con i capelli rossi e gli occhi chiari, sì. Penso ai viracocha sudamericani, sì. Ai citauri degli Zulu che sono rettiliani, agli Anunnaki sumeri che non si capisce, dipende dalle volte, il tempo degli dei egizio, punta a capo, stessa cosa, agli uomini formica del Nord America, Vril, varie cose, e siamo di nuovo lì. No, infatti. Quindi... cioè, probabilmente neanche loro sono una razza sola. No. Quindi... anche la Bibbia conosce più razze, in effetti, come dicevo prima. Però appunto adesso questa roba qui ovviamente sono ipotesi relative al presente. Come sapete io mi occupo della Bibbia, quindi parliamo di Bibbia. Però parlando di riconoscimento, nel capitolo 13 dell'Iliade si parla di Poseidone, che era il signore dell'acqua, quindi il corrispettivo di Enki sumero-accadico, che combatteva dalla parte dei greci contro i troiani. E vede che i greci rischiano di perdere le navi e quindi sente il bisogno di andarli a, insomma, spronare a combattere. Allora si traveste da Calcante, va sulla spiaggia e arringa i greci. Finita l'arringa si gira e se ne va camminando e Aiaceo Ileo lo guarda e dice: ma dalle orme dei piedi e dalle gambe lui si vede che lui non è Calcante, perché è uno dei Teoi, sono riconoscibili i Teoi. E dice che lo riconosce dalle orme che lascia nella sabbia, però purtroppo non ci dice come sono. Però dice che da come cammina, dalle impronte che lascia, si vede che appartiene a quelli là. Però scusa, l'enfasi che mette può denotare il fatto che fossero completamente diverse da quelle di noi esseri umani. Cioè nel senso che sì. Non ci potesse essere confusione. Sì.
Quindi a questo, no, questo è chiaro tema, che avevano un'impronta completamente diversa. Nella Bibbia non c'è anche quello con le sei dita? Nella Bibbia si dice che i Nefilim avevano sei dita per ogni arto, quindi sei dita per ogni piede, sei dita per ogni mano. E quindi, per dire che allora ci sono appunto tutti questi racconti, poi vabbè, le civiltà pre-sahariane le hanno addirittura disegnate, insomma, no? Quindi con gli scafandri, eccetera. Per cui, come dire, il racconto è talmente diffuso sul pianeta Terra, e la Bibbia, purtroppo, siccome la Bibbia è il racconto di quelli lì che hanno rapporto con lui, è stato, come dire, poi tutto ricondotto, soprattutto da quando l'hanno riscritta, negli ambiti di quello che doveva essere la teoria monoteista. E quindi sono stati tolti tutti i riferimenti alla fisicità di Dio, ovviamente. Tenendo presente che tra i vari lavori di epurazione che hanno fatto, oltre ad aver cambiato parole, abbiamo visto alcuni esempi, eccetera, hanno addirittura eliminato completamente dei libri. Nel senso che nelle Bibbie che abbiamo in casa sono citati 11 libri che non esistono più formalmente. Li hanno fatti sparire, perché non li potevano correggere, erano evidentemente troppo espliciti, tipo per esempio il libro delle guerre di Yahweh. Non si trovano più. E non si trovano più. Se ci so, secondo me ci sono, ben chiusi. Anche perché gli ebrei li mettevano in quella che si chiama la Genizah, cioè che era una sorta di sgabuzzino abbinato alle sinagoghe, ed era un deposito temporaneo in attesa di seppellirli, perché non li distruggevano, perché erano comunque scritti dai loro padri, quindi non li bruciavano, non li distruggevano, ma arrivavano poi a seppellirli. Ora, siccome se li seppellivano sapevano dove li seppellivano, e quindi è probabile che in qualche biblioteca queste cose ci sono, e chissà se mai prima o poi li faranno uscire. Uno, per esempio, si chiama il libro delle guerre di Yahweh, che quindi probabilmente doveva essere il libro del quale si descriveva come Yahweh combatteva, ma doveva essere talmente esplicito da non essere né correggibile né emendabile, quindi l'unica soluzione era fare in modo che non fosse rintracciabile. Sì. Ci scusi, però posso fare una domanda su questo discorso qua? Sì. Io prendo il suo libro dove tratta da Madeva, no? Ho avuto un dubbio in morte, ma se questi Elohim hanno prodotto questa specie intelligente, diciamo, non potevano temere che appunto questa specie si ribellasse, che la superasse? Difatti hanno avuto paura, cioè nel racconto della Genesi c'è proprio la paura di Dio. Quando questi diventano fertili, l'Elohim capo che dice adesso questi sono diventati come noi, cioè nel senso che sono in grado di riprodursi, mentre prima a farli ci pensavamo noi man mano che ne avevamo bisogno, tanto per intenderci, okay. E dice adesso che non abbiano accesso anche all'albero della vita, perché se avessero avuto accesso anche a quella parte lì, per gli Elohim sarebbe diventata tragica. E che cos'è probabilmente l'albero della vita? Ne parlo qui. Siccome gli Elohim vivevano molto a lungo, ma molto a lungo rispetto agli umani, probabilmente conoscevano anche quelle pratiche, tipo per esempio l'utilizzo della telomerase, che garantiscono vita molto lunga, perché non fanno invecchiare i cromosomi, che sono le stesse tecniche che i genetisti attuali stanno utilizzando per allungare e raddoppiare le vite dei topi. Poi prima o poi lo faranno anche sull'uomo. Se già non lo stanno facendo, anzi, di sicuro che lo stanno facendo. E quindi l'albero della vita, che è l'albero che è posto al centro, non a caso, al centro, così come il DNA sta dentro il centro del nucleo, dice che non abbiano accesso anche a quello, altrimenti siamo fottuti. E li allontanano di lì per quel motivo lì. Quindi avevano paura. Però dice, vabbè, adesso si riproducono, vabbè, vadano fuori a riprodursi, ma stiano lontani da quello che dà la possibilità effettivamente di diventare proprio come noi tutti. Quindi l'albero della vita sarebbe comunque una rappresentazione allegorica di... Sarebbe...